Guten Tag, wir sind hier in Meran. Es stehen bei euch ja demnächst Parlamentswahlen an, Landtagswahlen sozusagen, wie in Deutschland und in Bayern und in Hessen auch. Wir sind sehr überrascht, wie stark die Lega Nord hier in Italien geworden ist. Jetzt eine Frage an die Spitzenkandidatin hier von Kreis Meran. Wie sehen Sie die Chancen, ins Parlament zu kommen? Il signore praticamente dice che qui adesso ci sono delle elezioni provinciali, come anche in Asca, in Germania, e in Baviera. Come candidata provinciale, quale pensi che sia l'orientamento della gente e come pensi che si possa avere un successo delle proporzioni che ci sono a livello nazionale? Io credo che la popolazione ormai sia, in tutti questi paesi, sia un po' stanca del governo che c'è stato fino adesso e quindi c'è un bisogno di cambiamento, c'è un bisogno di regole più restrittive in diversi ambiti e credo che questo partito abbia buone possibilità di poter raggiungere dei risultati e di poter finalmente rendere contenti i cittadini, credo per tutti i paesi possa essere la stessa cosa. Nächste Frage an Sie. Der Herr Salvini, der Innenminister hier von Italien, hat ein Dekret gegenüber den Ausländern ausgerufen. Um was geht es da genau? Il ministro Salvini, nostro ministro degli interni, recentemente ha varato il decreto sicurezza. Quali sono le caratteristiche peculiari di questo decreto? Che cosa cambia sostanzialmente? Questo decreto è molto importante, creerà una svolta nei termini della sicurezza e dell'immigrazione. Riguarda varie misure, riguarda la misura del rimpatrio dei clandestini, sono stati stanziati svariati per il primo anno 500.000 euro, mi pare per il secondo milione, per il secondo 1,5 milioni, per il rimpatrio appunto dei clandestini, sono state bloccate l'arrivo di nuovi clandestini. Per quanto riguarda la sicurezza di per sé, verranno date molti più fondi per le forze dell'ordine, per il rispetto e la sicurezza dei cittadini stessi. È stato toccato anche il tema della sicurezza presso le proprie abitazioni, cioè che si ha il diritto di poter dentro la propria abitazione in caso di intromissione di persone strane di poter reagire, che è legittimo questo. Questi sono fra i temi che sono stati focalizzati, quelli che secondo me sono più importanti. Nächste Frage an die Spitzenkandidatin hier in Meran. Können Sie sich erklären, warum in Deutschland die AfD, die eigentlich ja dasselbe will wie der Herr Salvini, dass denen so viel Hass entgegenschlägt? Perché secondo te in Germania, dove l'Alternative für Deutschland ha praticamente gli stessi orientamenti che abbiamo noi della Lega qui in Italia, perché c'è un odio così viscerale nei loro confronti? Lilli, perché probabilmente tocca dei nervi scoperti, perché probabilmente hanno un modo di accettare i clandestini che è stato fatto sulla loro pelle. Adesso la reazione provoca sempre controreazione e questo è quello del risultato di una politica scellerata. La mia opinione sia che poiché la loro politica di accettazione per l'immigrazione è stata sempre regolata in un modo molto particolare, i cittadini siano arrivati al massimo della sopportazione e quindi ci sia un senso generale un po' di ribellione e di poca accettazione per le nuove regole, ma questo è stato un po' il risultato del malgoverno che è stato attuato fino adesso. Kann sie sich als Frau vorstellen, wenn sie mal angegriffen wird, wie einige AfD-Politiker in Deutschland schon angegriffen wurden, weiter in der Politik zu bleiben? Praticamente, signore chiede se, vedendo come possono venire aggredite donne
in maniera come per esempio per l'alternativa per Deutschland, dove vengono proprio aggredite, se tu continueresti a esercitare, a mettere il tuo impegno nei confronti politicamente a favore della legge. Sì, assolutamente sì, perché io credo che questo sia proprio il momento in cui le donne stanno iniziando a dimostrare che anche loro hanno capacità di agire, non hanno paura di niente, e la violenza sulle donne è un tema che esiste da moltissimo tempo ed è ora di iniziare a risolverlo, e credo che in questa politica che stiamo seguendo con la Lega ci siano assolutamente i modi e i tempi di poter portare avanti tutte queste nuove novità. Ich bedanke mich bei euch beiden für die ehrlichen und freundlichen Worte nach Deutschland. Haben Sie noch Ausführungen? Ich möchte nur noch eine Sache sagen, und zwar, Herr Präsident Orban, ich umarme Sie. Meine lieben Leute von der Alternative für Deutschland, ich liebe euch. Danke für das Interview. Danke.